con l'Europa è preoccupato? Io credo che questo è un paese che è fondato sul risparmio degli italiani. La vera forza di questo paese è avere 6 trilioni di risparmi delle famiglie italiane. E quindi questi 6 trilioni di risparmi degli italiani vedono come garanzia la possibilità di ridurre il debito pubblico di questo paese. Perché l'unico fattore che può metterli a rischio è il debito pubblico del paese. Allora, prima di parlare di polemiche con l'Europa, noi dobbiamo guardare alle cose che dobbiamo fare per l'interesse del paese. Se noi dobbiamo lavorare e ridurre il debito pubblico, lo dobbiamo fare per l'Italia, non perché ce lo dicono i burocrati in Francia o in Germania che ben guardino i punti di debolezza dei loro paesi. Però è altrettanto vero che se vogliamo salvaguardare la forza dell'Italia non possiamo far crescere il debito pubblico e anzi è un nostro dovere farlo scendere. E infatti, mi scusi se insisto su questo punto, le politiche annunciate dal prossimo governo sembrano andare contro quello che lei sta dicendo, cioè ad appesantire il debito pubblico. Però guardi, io credo che come qualsiasi governo quello che vada visto sono i programmi poi fatti realmente dal governo, perché è evidente che se a fronte di provvedimenti non vengono trovate delle coperture, questo rappresenta un fattore di ulteriore debolezza nella condizione strutturale finanziaria del debito pubblico italiano. Ma se riusciranno a trovare delle forme di copertura, io francamente aspetterei prima di fare delle valutazioni. È certo che chiunque parli di uscita dall'euro e di incremento del debito pubblico mette a rischio il risparmio delle famiglie italiane e quindi mette a rischio l'Italia e mette a rischio anche la possibilità di risolvere la giusta valutazione sulla inequità della crescita che c'è stata nel nostro paese. Messina è preoccupato. Savona, com'è possibile? L'economia non lo vedete? Io sono una persona, francamente mi permetta, ma io faccio l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, non ho giudizio su nessuno, in una fase in cui francamente il Presidente della Repubblica, che è saggio, ha la fiducia in tutti gli italiani, farà le sue valutazioni e le farà le migliori valutazioni. Senti, le posso chiedere se la riforma della tassazione annunciata sulla carta del programma può avere un impatto negativo sui bilanci delle banche per via dei deferred tax? Io credo questo, che le manovre che possono portare ad accelerare lo sviluppo del paese devono essere concentrate sulle famiglie e sulle imprese. Cioè, quindi se si vuole ragionare, fermo restando che esistano le coperture, l'accelerazione va fatta sulle famiglie e sulle imprese. Vediamo quali saranno i provvedimenti definitivi, ma non sono preoccupato proprio per nulla. Cioè, non è preoccupato per il bilancio delle banche di una misura del genere? C'è stata un'incresciosa crescita dello spread in questi ultimi giorni, proprio per le incertezze politiche. E il Boccia ha messo l'accento proprio sulla necessità di invertire il patto di stabilità e crescita e avere un governo stabile che porti avanti le riforme. Cosa ne pensa? Sì, però sa, nelle fasi di incertezza i parametri finanziari tendono normalmente a muoversi in senso negativo, quindi finché c'è incertezza lo spread avrà una certa variabilità. Io lo ribadisco di nuovo, quello che è fondamentale è essere in grado di proporre delle soluzioni che portino ad una contrazione del debito pubblico, non ad una crescita. In quel caso vedrete che gli spread tenderanno a ritornare verso il basso e questo credo che sia fisiologico, ma non sono preoccupato. Messina, l'incertezza c'è da 80 giorni,